tutti e benvenuti a Tibet This Week, un servizio settimanale in lingua italiana che riporta le ultime notizie riguardanti il Tibet, Sua Santità il Dalai Lama e l'amministrazione centrale tibetana. Guardiamo ora i titoli delle notizie principali. Sua Santità il Dalai Lama sollecita l'importanza dell'educazione per l'ambiente. Dopo 5 anni emergono notizie riguardanti le autoimmolazioni in Tibet. Il coordinatore speciale per la causa tibetana degli Stati Uniti d'Estro incontra la leadership tibetana. Il vicepresidente porge le sue condoglianze al ministro dell'Unione Sri Sripad. L'ambasciatore Brownback discute della libertà religiosa globale. Il movimento di solidarietà tibetana tiene la sua 108ª manifestazione a Ginevra. I tibetani residenti in Europa donano vaccini contro il Covid-19 ai tibetani in India. Durante il discorso sulle crisi delle controreazioni climatiche della scorsa domenica, Sua Santità il Dalai Lama ha affermato che l'educazione e gli sforzi dei giovani leader possono accrescere la consapevolezza della gravità dovuta ai cambiamenti ambientali e climatici. When I heard the young ladies, you see, the thinking or about environment or these things, I really admire. It is really encouraging. Now from young community, younger member of humanity now showing genuine sense of concern of our future, of our planet. This is a very, very hopeful sign. Il dialogo virtuale tra Sua Santità il Dalai Lama e l'attivista climatica Greta Thunberg ha ospitato Susan Bauer Wu, presidente del Mind and Life Institute, gli scienziati Susan Natalie e William Mumau, il dottor Thumten Jinpa, principale traduttore per Sua Santità il Dalai Lama, e Diana Chapman Walsh, come moderatori dell'evento. Greta Thunberg ha ringraziato il Dalai Lama per sostenere lei e gli altri attivisti per la protezione dell'ambiente. Well, first of all, I would like to say thank you for hosting this event, and thank you to everyone who's taking part, and thank you to Your Holiness for being such a loud advocate for environmental protection and environmental action. I can say as a younger generation, we appreciate that very much. We are eternally grateful that you are standing up for us, not only for us, but for the future of the entire humanity and for the entire planet. And also, of course, thank you for your letter and for your support. It means a lot. And yes, although we may be very different in terms of age span and many other things, we share the same goal. We share a common goal, and that is to protect our planet and life on Earth and humanity. And so, thank you once again, Your Holiness. Dopo 5 anni sono venute a galla notizie riguardanti le proteste con autoimmolazioni in Tibet. È stato riportato che Shurmo, un tibetano di 26 anni, si è autoimmolato nel 2015 durante una protesta contro la repressione cinese in Tibet. Si dice che l'autoimmolazione avrebbe avuto luogo il 17 settembre 2015, circa all'una di pomeriggio dell'ora locale, nelle vicinanze di una stazione degli autobus nel villaggio di Shagchuka, nella contea di Driru, nella prefettura di Nanchun, della regione autonoma del Tibet. La polizia ha subito arrestato Shurmo dopo la sua protesta con autoimmolazione ed è stato portato in un ospedale a Shagchuka, ma è morto il giorno stesso. Le autorità quindi hanno arrestato 3 dei suoi familiari e finora non c'è dato sapere se queste persone sono ancora detenute, condannate o rilasciate. Il personale interessato dell'Ufficio dei diritti umani del Dipartimento dell'Informazione e delle Relazioni Internazionali ha dichiarato che l'emergere di tali importanti notizie dopo più di 5 anni è una chiara rappresentazione della realtà
all'interno del Tibet, con le politiche eccessivamente repressive del governo cinese, come la limitazione della fuoriuscita di informazioni e la censura di Internet. We have learned of a self-immolation that has happened in Tibet in 2015, on 17th of September. However, after more than 5 years, we are knowing of this information, of this incident. And this clearly depicts the repressive control and censorship over internet communication, not just internet and online, but even the flow of information through people because of the border restrictions, as well as China not granting access to people outside Tibet to enter Tibet. So this is a clear example of the repressive policies that China is implementing in Tibet. Durante un'esclusiva visita virtuale a Dharamshala, il coordinatore speciale statunitense per la causa tibetana, assistente segretario Robert Destro, ha ottenuto un'udienza online con Sua Santità il Dalai Lama nel mercoledì di questa settimana. Questo martedì il coordinatore speciale Destro ha invitato la leadership dell'amministrazione centrale tibetana a evidenziare la priorità del suo ruolo e l'essenzialità di uno sforzo collettivo da parte dell'amministrazione tibetana in esilio e del popolo tibetano. You know, and for us, you know, our job is to be of service to you as you work through the preservation really of the Tibetan community, of the Tibetan language, of Tibetan Buddhism, you know, and of your own special character as a people. Il Sikyong Lobsang Sangay ha elogiato l'assistente segretario Destro per essere l'unico coordinatore speciale che in breve tempo ha partecipato in così tanti webinar, ha emesso così tanti comunicati ed è stato il più attivo portavoce della causa tibetana. The only special coordinator within a short duration who have participated in so many webinars and issued so many statements that you've been all over the news, including in South Asia. So you have been you deserve the credit for being the most active, most vocal spokesperson for Tibetan cause. Il Sikyong inoltre si è appellato al coordinatore speciale Destro e al suo team per preparare, in occasione di una relazione sul Tibet in uscita a febbraio e marzo, un resoconto approfondito sul Tibet, enfatizzando ed evidenziando lo stato storico del paese. In aggiunta ha sollecitato l'ufficio del coordinatore speciale per stabilire una coalizione tra gli ambasciatori degli Stati Uniti nei diversi stati e gli uffici del Tibet, dato che l'amministrazione centrale tibetana è ora accettata e riconosciuta formalmente dal governo statunitense. You know, if you could also emphasize that the ambassador, US ambassadors in different countries could reach out to our offices of Tibet all over the world now that CTA is formally acknowledged by the Tibet Policy and Support Act, you know. So it has an element of, legal entity which will be, acknowledged by different embassies, and perhaps as one step, easier step is to invite them to their receptions, July 4th receptions. So that our representative could participate in July 4th receptions all over the world, and step by step, they participate in more formal events and joint events, and that's how we build this partnership and we magnify the voices of the Tibetan people. Alla riunione virtuale hanno partecipato il Sikyong Lobsang Sangay, il Kalong del 15° Kashan, il presidente del Parlamento tibetano Pema Jungnei, il vicepresidente Acharya Yeshi Punsok e i membri della Commissione Permanente del Parlamento Tibetano in esilio. Il coordinatore speciale degli Stati Uniti per la causa tibetana Robert Destro questa settimana ha anche partecipato ad una sessione interattiva con gli artigiani dell'Istituto Norbulinka e con le giornaliste tibetane. Il presidente del Parlamento tibetano in esilio, Acharya Yeshi Punsok, ha espresso le sue più sentite condoglianze e ha pregato per una sua rapida guarigione per Sri Shripad Yesso Naik, ministro dello Stato di Difesa e ministro dello Stato di Ayush, il quale ieri ha avuto un incidente nel distretto del Karnataka Uttara, Kannada, perdendo la moglie Vijaya e il suo assistente personale.
Il martedì di questa settimana l'ambasciatore itinerante Samuel Brownback della Libertà Religiosa Globale ha condotto una tavola rotonda virtuale per promuovere la libertà di culto a livello globale. Geshe Jangu Chöde Kensur, il direttore esecutivo della Fondazione Geluk Internazionale, ha parlato della persecuzione religiosa in Tibet per mano del governo cinese. Inoltre ha esposto lo sviluppo dell'unità dell'umanità come promosso da Sua Santità Dalai Lama, come migliore e unica soluzione alle diverse discriminazioni e agli abusi del mondo. Hanno partecipato al meeting virtuali rappresentanti di 32 paesi differenti. Questa settimana le famiglie tibetane residenti in Svizzera hanno rinnovato il loro impegno con la 108ª manifestazione, il Movimento di Solidarietà Tibetana, dinanzi alle Nazioni Unite a Ginevra, in Svizzera, iniziata nel 2012. Il Movimento di Solidarietà Tibetana viene organizzato da 5 famiglie tibetane che arrivano a Ginevra da diverse parti della Svizzera il secondo mercoledì di ogni mese per esprimere la loro solidarietà per i tibetani che continuano a soffrire a causa delle leggi repressive della Cina e per ottenere supporto e attenzione da parte della comunità internazionale per risolvere la causa sino-tibetana attraverso il dialogo. Oltre alle proteste davanti alle Nazioni Unite, il gruppo delle famiglie ha intrapreso una campagna di consapevolezza del Tibet attraverso la distribuzione di volantini nei luoghi pubblici principali a Luserna, in Svizzera, e nel 2017 ha organizzato una dimostrazione pacifica davanti all'edificio delle Nazioni Unite. Il rappresentante Chime Rinzen e lo staff del Bureau tibetano a Ginevra si sono presentati nel luogo della manifestazione per esprimere il loro apprezzamento alle famiglie. Dinanzi alle minacce senza precedenti della battaglia contro la pandemia del Covid-19 di Wuhan, i membri della comunità tibetana in Austria e un tibetano residente nel settore svizzero di Horgen hanno avviato un contributo finanziario per la disposizione di vaccini per i tibetani meno abbienti residenti in India. Apprezzando gli sforzi dell'organizzazione da parte dell'amministrazione centrale tibetana per la disposizione del vaccino contro il Covid-19, se e quando sarà pronto, la comunità tibetana in Austria ha contribuito con una somma pari a 3.298 euro al Dipartimento di Salute presso l'amministrazione centrale tibetana. Allo stesso modo, il signor Bokong Chöki, della comunità del settore svizzero di Horgen, ha donato 1.000 franchi svizzeri per la distribuzione del vaccino contro il Covid-19 per i tibetani in India. Questa era l'ultima notizia, noi di Tibet TV vi ringraziamo e vi diamo appuntamento alla prossima settimana.